Ciao ragazzi! Oggi siamo di nuovo qui su The Sims perché voglio provare insieme a voi la nuova espansione Country Living, cioè vita in campagna. Ho creato questa personaggina che ci accompagnerà in questa prova e l'ho fatta con queste caratteristiche. Custode di campagna. Significa i custodi di campagna sono ben felici di badare alle terre coltivate, di fare amicizia con gli animali e creaturine selvatiche di ogni genere. Poi mi ha messo in automatico collezionista, dopodiché fanatica del verde, visto che dovrà vivere all'aria aperta, appassionata di animali e l'ho fatta anche vegetariana. Ecco qui la nostra Annie Leprotti, andiamola a mettere nella sua nuova casetta. Ok ragazzi, eccoci qua, il nuovo scenario mi sembra bellissimo, ora però dobbiamo trovare una casetta abbordabile perché abbiamo soltanto 20.000 simoleon e ci devono bastare. Volpi selvatiche, vita semplice, questa mi sembra carina, solo che mi andava di avere una casetta tutta mia, non una di queste già pronte. Vabbè, magari prendiamo questa e poi la cambiamo. Ok, dai, mettiamolo, demolisci l'otto, ecco, così almeno ci rimangono un po' di soldi per prenderne uno tutto nostro. Eccoci! Tutto vuoto, non c'è niente, neanche quattro mura, però abbiamo ben 18.000 simoleon per costruire oppure acquistare dalla galleria la nostra casetta. Allora, io direi di andarne a scegliere una dalla galleria, così facciamo in fretta. Ed eccoci qua, ecco la nostra casetta. Vediamola intanto da fuori, molto country, molto carina. Qui c'è un po' di tutto, c'è anche già il capanno per gli animali e il pollaio, che ovviamente dovremo riempire, anche se qui una gallina già c'è. Ah, ci sono già due galline, che bello! Perfetto, vediamo un po' la casa intanto dentro com'è. Ok, molto carina. C'è una camera da letto, un salottino, una cucina con anche il bancone per mangiare. Ok, beh, allora questa casa ci è costata quasi tutto il nostro budget, però ci sono rimasti ancora 1000 simoleon che ovviamente spenderemo per dare da mangiare ai nostri animali. Qui c'è già la mucca, che bello! È stupenda! Andiamo a pulirla e poi riempiamo anche il... Allora, il mangime è già pieno qua. E qui possiamo spargere il mangime. Un coniglietto! Un coniglietto selvatico! Guardate che carino! Sta mangiando! Ma quanto sei carino! Vediamo se ci possiamo fare qualcosa. Proviamo a interagire. Ah, gli possiamo dare un nome! Allora, ci suggerisce Pallina. Beh, dai, Pallina è carino, lasciamo Pallina. Anche se forse gli stava meglio Macchiolina con tutte queste macchie. Ok, mettiamo qui da mangiare, c'è anche un pulcino, guardate! Vediamo un po' la gallina cosa fa, se va a beccare. No, vabbè, ma è fatto benissimo, le animazioni sono molto molto realistiche. Vediamo Pallina, voglio fare amicizia con Pallina. Allora, socializza, accarezza, accarezziamo Pallina. Ok, certo che non le ho scelto proprio delle scarpe adatte alla campagna, con quei tacchi. Ma lei vedo che ci cammina bene lo stesso. Oh, bello! No, vabbè, questa è già la mia espansione preferita finora. Che altro possiamo fare? Regalare. Dai, regalo. Però non abbiamo niente da regalare. No! Allora, vediamo un po' che altro possiamo fare. Mostra una movenza di ballo. Voglio diventare amica di questo coniglietto. Oh, ne è arrivato un altro! Tamburella. Ok. Ok, la mucca. Cosa sta facendo la nostra mucchetta? Intanto vediamo se possiamo darle un nome. Ah, si chiama già Clara. Possiamo cambiarglielo il nome? Sì. Io la chiamerò Milka. E vediamo se la possiamo mungere. Sì, ecco. Oh, vuole la carota. Però non ce l'ho la carota adesso. Non ti preoccupare, ti troverò una carota, coniglietto. Rimani qui nei paraggi, eh. Finisco un attimo questo lavoro importante e poi ti trovo una carotina. Già fatto. Velocissima. Ok. Ho riempito 6 bottiglie di latte, che direi di mettere in frigo perché altrimenti vanno male. Infatti queste
sono avariate fra un giorno, però se le mettiamo in frigo magari durano un po' di più. Allora, mettiamole in frigo che è ancora vuoto, però ho visto una cosa. Ordina una consegna. Vediamo se possiamo ordinare le carote per il coniglietto. Sì, le possiamo prendere. Poi prenderei anche qualcosa per cucinare. Allora, ricordiamoci che la nostra personaggia è vegetariana, perciò non può mangiare la carne. Allora, ne prendiamo una lattuga. Una melanzana, un mirtillo, le patate, se queste servono. Poi comprerai anche un libro. No, ma ho già speso troppi soldi, non so neanche se mi bastano. Vediamo un po'. Ah, no, sì, 130, dai, ancora ce ne ho qualcuno, però non me li vorrei spendere proprio tutti. Vediamo se arriva la consegna. Oh, guarda, questo vicino di casa mi ha portato un regalo. Grazie, salve, cosa mi ha portato? Non è molto invitante quel coso, quella torta alla frutta. Ma vabbè, l'accetterò comunque. Ora mi scusi che sto aspettando una consegna. Dov'è il corriere? Da dove arriverà? Vediamo. Io abito qui sopra. Chissà se si materializzerà oppure farà la strada. No, eccolo, si è materializzato. Perfetto. Sì, salve, sono qui. Sono qui. Accettiamo la consegna. Ma perché parla ancora con quello? Io. Vabbè, lui entra. Dove me la mette? Qua. Ok, ottimo. Dai, diamogli anche una mancia perché è stato molto veloce e bravo. Anche se io sono povera perché mi sono rimasti soltanto 906 simoleon e non ho un lavoro, quindi non so quanto mi dureranno. Comunque, per ora facciamo finta di non avere problemi economici. Prendiamo la carota e vediamo un po' se c'è ancora il nostro coniglietto per dargliela. Speriamo che non se ne sia andato. Invece sì, non c'è. Ah no, eccolo, è lui. Vieni, vieni. Allora, ecco, vi posso dare la carota, vediamo che succede. Non scappare, no, vieni qui. Non scappare, non scappare. Annie, sbrigati, sbrigati che se ne va, corri. Non camminare sulle verdure. Vabbè, dove è andato? Eccolo, vediamo. Sta prendendo. Ma che fai? Dove l'hai messa? Ma lui è dall'altra parte. Comunque è stato contento lo stesso. Ma perché è girata dall'altra parte? Vabbè, bug assurdi. Dove è andato? Dove sei? Vieni, fatti fare le coccoline, piccolo. Piccola! Quanto è dolce! No, gli abbiamo già dato, però guarda, ci offre un regalo! Vediamo che regalo ci vuole dare. Grazie, vediamo che cos'è. Oh, un pesce! Grazie, però io sarei vegetariana. Vabbè, lo possiamo vendere. Grazie mille! Allora, le nostre galline stanno dormendo. Vediamo se ci sono uova da raccogliere. Sì, andiamole a prendere perché qua, ragazzi, ci servono soldi perché altrimenti quando arrivano le bollette non abbiamo i soldi per pagarle. Anzi, vediamo se sono già arrivate. Per fortuna no. Allora, abbiamo preso una, due uova. Vediamo se sono da cova. No, quindi le possiamo vendere. Questa c'è un uovo, però forse la stanno covando quello. Non le possiamo far schiudere ancora, no? Ok, allora diamo una pulitina alla nostra mucchetta. Buona amica, ti sto soltanto spazzolando. Guarda come le piace. Ah, che bello. Le animazioni sono bellissime. Sono fatte troppo bene. Allora, ma vediamo un po' io che bisogni ho. Al momento deve andare in bagno. Mandiamola in bagno. Ah no, sta andando da sola a innaffiare l'orto. Ok, sì, in effetti andava innaffiato l'orto. E questa è la casetta dei conigli. È da qua che escono. Allora, qui c'è da innaffiare. Poi questo è vuoto, quindi qua possiamo piantare qualcosa. Ah no, c'è sempre da innaffiare. Perché in questo lotto avevano già predisposto alcune cose, così almeno ce le siamo trovate già pronte. Ecco, guardate come si avvicina a guardare. Ok, tutto molto molto bello, però io voglio prendere anche un oggetto nuovo. Vediamo cosa c'è tra gli oggetti da comprare. Possiamo filtrare vita in campagna. Ok. Così ci fa vedere soltanto gli oggetti nuovi di vita in campagna. Voglio qualcosa che mi faccia guadagnare qualche soldino, perché no, non abbiamo molti soldi. Oh, kit da punto croce. Questo potrebbe essere utile. Proviamo. Vediamo se sa cucire. Lo facciamo piccolo, dai.
Facciamo una cosa arcobaleno, perché penso che questi dopo si potranno anche vendere e quindi se diventiamo brave a cucire possiamo vivere di questo. Dove vai? È qui. Fanno sempre dei giri. Ok, acquista l'abilità di punto croce. Perfetto, ha iniziato a decorare. Anche qui guardate l'animazione, si appunta. Dai, dai, ce la puoi fare. Mi piacciono troppo le espressioni che fanno. Si sta formando l'immagine. Ecco il nostro arcobaleno. Nel frattempo andiamo a vedere che cosa stanno combinando i nostri animaletti. Perché dovete sapere che bisogna stare attenti alle volpi. Io non vorrei che arrivasse una volpe a mangiarsi le nostre galline. Allora, no, non vedo volpi al momento. I conigli sono tornati a casa, la nostra gallina è felice, pulita e non ha fame. Il pulcino piccolo! Stanno tutti bene. Che bello! È arrivato un coniglietto nero! È nuovo lui! Non l'avevamo ancora visto! Allora lo chiamiamo Nerino. Dai Nerino, adesso ti diamo anche a te una carotina, eh? Appena ho finito il lavoretto, vediamo quanto manca. Dai, siamo a buon punto, ragazzi, è quasi finito. Ecco, se magari la smettesse di bucarsi le dita, però mi sembra che stia venendo bene, eh? Guardate, si vede proprio il lago che entra e il filo che passa. E ci siamo! Finito! Andiamo a dare la carotina, dai, dai, dai che c'è il coniglietto che ti aspetta, vai! Vediamo se stavolta si mette davanti. Eccolo! Contento. E vediamo se anche lui ha un regalino per noi come prima. Socializza, regalare. No, lui non ci dà un regalo perché forse dobbiamo diventarci un po' più amici. Allora, accarezziamolo. Chiediamogli come va. Ecco, ha un regalo. Oh sì, devi andare in bagno, lo so. Un uovo? Cioè, il coniglio mi ha regalato un uovo, va bene. Comunque, devo correre in bagno, altrimenti qua succede un incidente. Ma andiamola in bagno. Comunque, la situazione è tranquilla. Volpi selvatiche a disturbare non arrivano. La nostra mucca è andata a dormire, adesso gli mettiamo anche il mangime. L'unico problema è che stiamo finendo i soldi. Allora, quanto si guadagna a vendere questo? 84, però io ne avevo spesi anche per crearlo, quindi mi sa che non ci ho guadagnato molto. Magari possiamo andare qui in giro a raccogliere qualcosa. Allora, vediamo, qua ci sono dei funghi, però non si possono raccogliere, sono ancora piccoli. Vediamo qui. Cos'è? Un alberello con degli uccellini. Ah, possiamo socializzare anche con loro. Vediamo cosa succede. Ha anche fame la mia personaggina. Il coniglietto ha fatto un buchino. Non so se questo va bene o male, però non credo che sia un problema, eh. Ok, corri, corri. Con quei tacchi poi. Ah, qui c'è qualcosa però. Ragazzi, questa si può scavare. Allora aspetta, prima scava lì che magari trovi qualcosa che possiamo vendere. Perché vorrei evitare di farle fare un lavoro normale, vorrei farla proprio vivere con i prodotti agricoli. Ah, una parte dell'aggiornamento, questo si può vendere, però ci può anche essere utile, quindi per ora lo teniamo. E andiamo da quegli uccellini che avevamo visto prima, dove erano? No, li ho persi, forse. Ah, no, eccoli qua. Eccoci qua. Allora, vediamo cosa succede. Chiudiamo Linda questo. Chirpy, Felina, Smurgs, Shumba, Smurgs, Unga, Zopi, Ah, allora, questi mi sa Zoo, che se noi sviluppiamo Flash. l'amicizia possono aiutarci con il giardinaggio, perché c'è scritto che ora non sta aiutando con il giardinaggio, quindi vuol dire che in seguito potranno invece aiutarci col giardinaggio. Questo non sarebbe una brutta idea. Vogliono un regalo. Cosa gli possiamo regalare però? Un uovo? Uovo, dai. Anche perché io sono vegetariana, non lo posso mangiare. Volete questo regalino? L'ha preso. Ok. Ora me li sono fatti un po' più amici. Vediamo un po' che altro posso fare. Parliamo degli alberi. Ok, Maybe Gobi, Zerf.
Cantiamo, dai, come Biancaneve. Ah, ho anche migliorato la mia abilità canora. Oh, che bello, ci dà un regalino, ci dà un regalino! Vediamo che cos'è. Lo sciroppo al cioccolato è anche adatto ai vegetariani, che bello! Ok, adesso vediamo se lo posso usare per cucinare qualcosa oppure se me lo devo mangiare così perché ha anche fame la mia personaggia. Allora, torniamo subito velocemente a casa se ce la facciamo e vediamo se con gli ingredienti che abbiamo possiamo cucinare qualcosa. Allora, cucina. Ah, sì, possiamo fare un sacco di cose. Allora, con la bottiglia di latte possiamo creare il formaggio. E poi abbiamo il pomodoro e la lattuga, quindi possiamo anche fare l'insalata. E con un frutto possiamo fare la macedonia di frutta. Allora, io direi che essendo vegetariana, un'insalata. Siamo quasi sopravvissute al primo giorno. La fame sta arrivando a livelli critici, perciò ci dobbiamo anche sbrigare. Corri, Annie, corri! Non voglio che muori di fame. Il tuo primo giorno di vita. Forse sarebbe il caso di prenderle un mezzo di trasporto. Vediamo se c'è una bicicletta che possiamo comprare intanto. Eccola qua. Una bella bicicletta. Questo è un oggetto speciale riservato a chi ha preso il gioco prima del 2 settembre. Visto che noi l'abbiamo preso prima, l'abbiamo ricevuta. Ok, adesso potremo muoverci con un po' più di velocità. Intanto ce la siamo fatta di corsa. Vediamo un po' come cucina questa insalata. Ecco, si è tagliata la mano. È un'imbranata, cuce e si buca con l'ago, cucina e si taglia le dita. Sì, ma fai piano. Quel coltello, aiuto. Ecco, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Vabbè, però non si arrende, continua. Dai, ce la puoi fare, è soltanto un'insalata. No, che schifo, ma cosa fai? Si pulisce le orecchie. No, che schifo, ragazzi. No, queste cose non le posso vedere. Hai finito? Dai, prima che fai qualche altra schifezza. Ok, dai, ha finito. Versiamo. Ok, pronta. Buon appetito. Contenta. Però guardate quanto è carina. Sentite il profumo. Ecco qua, finito. Buona. Ok, vediamo se le è passata la fame. Ok, fame sistemata. Adesso bisogna solo mandarla a dormire. Che dite, la mandiamo subito a dormire o le facciamo fare un'ultima cosa? Gli animali sono a posto? Sì, sono tornati tutti nel pollaio. La mucca sta dormendo. Possiamo raccogliere le uova, dai. Prima di andare a letto raccogliamo le uova e poi la mandiamo a dormire. Vediamo che uova sono. Wow, un uovo arancio! E poi un uovo normale, qualità eccellente, quindi vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene. Tanto sta sistemando le sue verdurine. Va bene, dai, Annie, hai lavorato abbastanza per oggi. Vai a dormire, che domani sarà un'altra giornata impegnativa. Guardate come cammina, poverina, stanchissima. E meno male che c'è solo lei, perché se avevamo due personaggi da gestire, o tre o quattro, come poi succederà andando avanti, è ancora più impegnativo. Però diciamo che magari possono aiutare se ci sono altri personaggi. Che poi nel capanno per animali possiamo anche avere il lama. Possiamo scegliere se avere o la mucca o il lama. Al momento c'è la mucca e quindi non si possono avere tutte e due insieme. Per avere anche il lama bisognerebbe prendere un altro capanno. Comunque non abbiamo i soldi, quindi al momento non si può fare. Speriamo piano piano di mettere da parte un po' più di soldini così possiamo anche aumentare gli animali che abbiamo. Magari possiamo anche prendere un cane, un gatto. E adottare un bambino, possiamo fare tutto. Però adesso volevo provare un po' le funzioni principali. Allora, la nostra Annie sta ancora dormendo, facciamole finire tutto il ciclo di sonno, dai. Beh, ragazzi, allora, come primo episodio per questa vita in campagna, io direi che possiamo fermarci qui. È passato il primo giorno, nella prossima puntata andremo a visitare il paese, perché c'è anche un paesino con i locali, i negozi e quindi nella prossima puntata vi farò vedere anche quello. Intanto,
Continuo a sistemare qui un po', l'orto perché vedo che sono arrivati anche i parassiti, quindi dobbiamo spruzzare l'insetticida, altrimenti ci rovinano tutto il raccolto. Ecco, sono anche già pronti, sono pronte le carote, le possiamo vendere oppure le possiamo raccogliere. Allora, visto che ci servono soldi, ragazzi, le vendiamo e poi, ecco, magari miglioriamo anche il discorso qua del punto croce, così diventa più bravo e magari riusciamo anche a vendere. A più soldi quello che creiamo. Intanto qui possiamo raccogliere le uova, continuiamo con tutte le nostre attività quotidiane. Bisogna tenere il capanno pulito e il pollaio pulito in modo che così i nostri animali sono felici e producono anche latte e uova migliori. Ok, va bene ragazzi. Allora, per oggi io vi saluto. Ci vediamo nella prossima puntata. Spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao.